Maestro, buonasera. Noi ci siamo emozionati parecchio ascoltando la vostra bellissima musica. E voi vi siete emozionati, voi due musicisti? Assolutamente, voi? È stato un piacere, è stata una bellissima atmosfera, concerto che insomma ci dà sempre emozioni quando si suona e si esprime, è sempre una grande emozione. Bene, e un'altra cosa, il suo vasto repertorio. E parliamo appunto del suo vasto repertorio. Che ne pensa del programma di questa sera? È un programma molto interessante che piace molto al pubblico perché coniuga il classico, il romantico e il moderno. Per moderno intendo uno strumento come il sassofono che si spinge molto nel jazz e in linguaggi un po' più diciamo moderni rispetto a un pianoforte che rimane sempre uno strumento classico per quanto utilizzato in tutti i generi. Questo riesce a far incontrare questi generi assolutamente lontani. Siamo partiti da De Messermann, che è una sonata proprio classica, a finire a Phil Buzz, che rappresenta un must per quanto riguarda la letteratura sassofono, soprattutto sassofono jazz, ma non solo, virtuoso, ecco, romantico, c'è tutto veramente. È un programma che abbiamo cercato di coniugare un po' tutti i generi, gli stili, anche il Matitià, che è un pezzo abbastanza originale per quanto riguarda, sa di film muto, insomma, no? Di musica d'accompagnamento, sì, al primo cinema. E quindi è stato veramente un grande piacere stasera ritrovarci e speriamo alle prossime occasioni. Bene, grazie maestro. Grazie. Maestro, col sassofono ha fatto delle bellissime improvvisazioni, ci può dire qualcosa? Sì, praticamente una parte del programma è impostato in parte anche sul jazz, in quanto la sonata di Phil Woods, sassofonista jazzista statunitense scomparso l'anno scorso, lascia libertà di improvvisazione all'esecutore. Anche nella suite ellenica di Turralde ci sono dei movimenti anche aperti all'improvvisazione. Quindi dalla seconda parte, quindi orientata anche un po' sul jazz, mentre la prima parte sul classico, la prima parte del concerto. Grazie maestro, complimenti e buon prosieguo. Grazie.